La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di prealpina.it. In apertura la cronaca, un 51enne è stato arrestato dalla polizia dopo aver rapinato un postino dell'auto ed essere fuggito alla guida della stessa per andare ad acquistare droga. È accaduto tra Varese e Tradate, nel capoluogo la rapina, uno spintone al postino e la fuga in auto con i soldi rubati dal portafogli del portalettere. A Tradate l'arresto nei pressi del Parco della Pineta, dove l'uomo stava cercando di comprare dello stupefacente. Recuperato il denaro che l'uomo aveva rubato e alcuni pacchi postali aperti con all'interno capi di abbigliamento e profumi. Il 51enne è ora nel carcere dei Mioni a Varese. Ci occupiamo adesso del problema degli affitti alle stelle per gli studenti universitari e della loro protesta. Sul tema, molto caldo a livello nazionale, è intervenuto anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Ascoltiamo la registrazione di un suo intervento a riguardo, raccolta da Laura Defendi. Mobile, i problemi sono legati ai costi degli immobili, degli affitti per quanto riguarda gli studenti, per quanto riguarda anche certe fasce della popolazione, ma noi come regione ci stiamo lavorando, anche se diciamo che è un problema che abbiamo evidenziato da tempo. Abbiamo in essere una serie di investimenti con l'università, col Politecnico, con l'osservatorio, con Brera, proprio con l'Università di Pavia, proprio per aumentare la disponibilità e la dotazione di abitazioni, di residenze per gli studenti. Ma stiamo facendo anche molti interventi in campo di housing sociale per dare una risposta anche a quelle fasce che non sono in grado di accedere al mercato libero, diciamo. Dopo 3 settimane di blackout, il gruppo Multimedica, vittima di un reiterato attacco hacker ai propri sistemi informatici, che ha sede anche a Castellanza, è quasi tornato alla normalità grazie al lavoro dello staff informatico che ha sbloccato i software. Da oggi è di nuovo possibile prenotare le prestazioni ambulatoriali tramite il contact center telefonico recandosi nelle diverse strutture del gruppo, dunque anche a Castellanza. Torna a regime tutta l'attività ambulatoriale e grazie al ripristino dell'operatività del laboratorio analisi riaprono i punti prelievo così come il ritiro referti. Anche i pronto soccorso del gruppo sono rientrati nel circuito areo in fase di programmazione, l'attività di ricollocazione di tutti gli appuntamenti che erano stati annullati. A Varese c'è una pista ciclabile che sembra sia stata dimenticata. Dai cittadini della zona la protesta per le sue condizioni, lacune strutturali, mancanza di manutenzione, mancanza di sicurezza e vandalismi. Ci racconta tutto Pasquale Martinori. Siamo sulla pista ciclabile che da Casbeno scende al lago di Varese. Qui è il tratto nella zona di Cascina Gualtino. La pista c'è, una lingua di asfalto, ma manca tutto il resto. Non ci sono panchine, non ci sono fontanelle dell'acqua. Inoltre, come fanno notare i proprietari dei terreni, li vedete che costeggiano la pista ciclopedonale, la manutenzione è davvero scarsa. Ai lati manca un sistema di drenaggio dell'acqua, per cui quando piove, come in questi giorni, si formano degli allagamenti. Qui, soprattutto nei fine settimana, l'affluenza di ciclisti e pedoni è altissima, ma la critica è che la pista è tale solo di nome, poco di fatto. C'è poi un discorso legato alla sicurezza. L'ultimo lampione è distante dall'arrivo nella zona del lago e il tratto che porta a Capolago è sterrato, l'asfalto non è stato completato. In più, negli ultimi tempi si è verificato un furto di cavi elettrici dalla linea di Enel. Poi si sono verificati vandalismi e scarichi abusivi di materiali nei terreni. Al comune la richiesta di colmare le lacune. Nell'ambito delle celebrazioni del centenario di Giovanni Testori, lo scrittore pendolare di Novate che saliva ogni giorno sullo stesso treno a Saronno, diretto a Milano Cadorna,
è stata organizzata da Ferrovie Nord Milano una rappresentazione teatrale proprio a bordo del treno di Testore, diciamo così. È avvenuto oggi durante quattro corse con una significativa presenza di pubblico a bordo dei convogli, complessivamente 500 persone. Nel viaggio di inaugurazione presente anche l'assessore regionale Terzi. L'intervista con il presidente Giuseppe Frangi, presidente dell'associazione Giovanni Testore. Ci racconti che cosa accade oggi e che cosa accadrà in questo centenario dedicato a Testore? Oggi accade un'azione teatrale sui treni che Testori abitualmente prendeva, essendo pendolare, abitava a Novate Milanese e aveva lo studio a Milano, quindi tutte le mattine prendeva questo treno intorno alle 9 e quindi faremo questa azione teatrale con dei testi presi dal Fabbricone, cioè uno dei suoi romanzi più famosi, le cui vicende sono tutte ambientate sul tragitto del treno stesso, quindi sono personaggi che abitavano sul tragitto del treno. Quindi avremo 8 giovani attori che insceneranno questa azione teatrale molto coinvolgente sulle carrozze storiche delle Nord, cioè quindi con i velluti rossi come quelli che prendeva in quell'epoca Testori, perché sono state apposta restaurate. Questa mattina a Varese c'era un grande artista, Memo Remigi, che ha presentato in sala Montanari il suo libro dal titolo Sapessi come è strano. E allora ascoltiamolo mentre intona la sua celebre canzone che appunto ha dato il titolo al libro. Sorta di tanto siamo in pochi, ma la canzone faceva così. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. Senza fiori, senza mente, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta gente. Sapessi com'è strano darsi appuntamenti. Varese oggi a Villa Baraggiola, Masnago, l'inaugurazione di una interessante mostra realizzata dagli studenti. I particolari ci vengono raccontati da Elisa Polveroni, immagini di Agenzia Blitz. Gli studenti di Quinta C del Liceo Artistico Frattini di Varese hanno immaginato come potrebbe essere la futura sede del Parco della Bevera, l'area verde che è condivisa da Varese, Cantello, Malnate, Viggiù e Arcisate. Oggi, sabato 13 maggio, c'è stata l'inaugurazione e la mostra si potrà visitare fino a domenica 21 a Villa Baraggiola di Masnago in via Caracciolo 46. I ragazzi si sono calati con entusiasmo nella fase di progettazione che è durata circa 3 mesi. Hanno immaginato diversi ambienti, sia di carattere culturale come la biblioteca, lo spazio espositivo per mostre temporanee, sia luoghi di benessere e di svago, pannelli su flora e fauna, panchine, aree barbecue e di studio, parco giochi, servizio noleggio bici. In tutto sono stati creati 21 progetti e i 6 migliori sono in esposizione a Masnago, una bella opportunità soprattutto per chi dopo il liceo intenderà proseguire con gli studi di architettura, sottolineano i ragazzi stessi. Sport, legalità e solidarietà. Tornerà sabato prossimo 20 maggio allo stadio Franco Ossola di Varese la partita di calcio tra l'Associazione Nazionale Magistrati e le Vecchie Glorie del Varese. Il costo del biglietto andrà a sostenere alcune associazioni del territorio attive nella cura dei tumori in età pediatrica, Fondazione Ascoli, Arcobaleno di Nichi e Eleonora Cocchia Vivere a Colori. Stamattina la conferenza stampa di presentazione, ascoltiamo le parole del magistrato Lorenzo Dalla Palma. Siamo qui con Lorenzo Dalla Palma, componente della Nazionale Italiana Magistrati, che ci racconterà la giornata di sabato prossimo. Vi aspettiamo tutti sabato 20 maggio a Varese, allo stadio Franco Ossola, per l'evento per non dimenticare, per la seconda volta proponiamo alla città di Varese un evento all'insegna della legalità con un convegno al mattino con gli studenti delle scuole e al pomeriggio una partita amichevole contro le Vecchie Glorie del Varese e una giornata in cui speriamo di promuovere i messaggi posti per la prima volta dal dottor Giovanni Falcone e dal dottor Paolo Borsellino.
In chiusura allo sport calcio Serie D, siamo alla post season, sfida decisiva in chiave salvezza per il Varese, domani deve vincere sul campo del Folgore Caratese, il servizio sul match decisivo dei biancorossi e sulle altre partite della post season. È il momento della verità. Il Varese si gioca domani a Carate Brianza la permanenza in categoria. Nei play-out del girone B deve battere la Folgore Caratese per rimanere in Serie D. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, i biancorossi avranno a disposizione due supplementari da 15 minuti ciascuno per imporsi. In caso di parità ulteriore, anche al termine degli overtime, sarebbe retrocessione. Si gioca alle 16. Il tecnico del Varese, Gianluca Porro, chiede una partita di intelligenza ed equilibrio contro i brianzoli allenati da un ex varesino, quella Giuliano Melosi, che conquistò la promozione in D nel 2006. Alla guida del Varese rinato sulle ceneri della società fallita in coda al quinquennio in Serie B. Nei play-out del girone A, Castanese di Scena a Tortona e stesso discorso del Varese, deve vincere nei 120 minuti per salvarsi. In chiave play-off invece, tornando al girone B, Arconatese sul campo della Casa Tese. Anche in questo caso partita secca e Oroblu che devono vincere nei 120 minuti per accedere alla finale con la vincente di Alcione Desenzano. Bene, tutto, grazie per essere stati con noi. Il TG di Prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata.